Davanti a un pubblico di quasi 2.000 spettatori, il Perugia vince la prima amichevole estiva dopo il ritiro di TV Ponte di Legno. A Pietralungo la squadra di Camplone si impone 4-0 sul Villa Biagio di Luca Grilli, che davanti al grande ex, quel Marco Marri, che nei primi minuti non si fa intimidire dal pacchetto difensivo del Grifo, che Camplone conferma con gol da Niga, Rossi e Franco con Comotto. La novità rispetto al Bordeaux è Esposito in porta, Verri al posto di Nico, ma anche Mazzeo centravanti tra i migliori in campo. Il Perugia ci mette un po' prima di carburare. All'11° Falcinelli è il primo a suonare la carica. Le cose migliori però arrivano dalla parte opposta, dove Verri e Fazzi dimostrano una buona intesa, soprattutto il giovane Viola conferma le doti già apprezzate col Bordeaux e si candida come possibile rivelazione della stagione. Al 18° il numero 7 prova quello che gli riesce meglio, finta a rientrare e botta di destro che si alza sopra il 7. Al 21° il gol nasce sempre da quella parte, questa volta è Franco a disegnare una buona traiettoria centroarea per la corrente Mazzeo, che corregge il giusto per infilare Ceccarelli. Il Perugia gioca in scioltezza, Falcinelli chiede un rigore un minuto dopo imbeccato dal solito Mazzeo, che entra nell'azione del raddoppio nata sempre da un'iniziativa a sinistra che consente a Taddei di coordinarsi con il tempo necessario per trafiggere Ceccarelli con una botta a mezza altezza. Mazzeo dunque, ma anche Fazzi, nel primo tempo è sempre lui a dettare legge sulla fascia sinistra e a creare i presupposti per i tiri di Falcinelli al 42° e Verri un minuto dopo. Nella ripresa Mazzeo è sempre sugli scudi, al primo minuto impegna così Marianeschi, portiere del Villa Biagio, che si ripete 4 minuti dopo sulla botta di Carcione. La terza rete è però un regalo della difesa di Grilli, anche se Mazzeo ci crede sempre, anche nel recuperare un pallone che sembrava perduto. Nel frattempo Camplone getta nella mischia pure Nico, che si presenta con un colpo di testa che colpisce il palo interno al 56°. Il divertimento dura ancora per qualche minuto, giusto il tempo per vedere la solita azione alla Falcinelli, finta e soluzione con il sinistro, che questa volta significa un cross al bacio per Mazzeo, che di testa sbaglia di pochissimo la mira. Poi il Perugia rallenta il ritmo e c'è pure il Villa Biagio in campo, anche se Grifoni con Mazzeo e Carcione cercano pure la soluzione dalla distanza. Esposito compie una bella parata intorno alla mezz'ora, poi all'84° ecco l'ennesima perla di Mazzeo, che entra in aria, pulisce splendidamente il pallone per la corrente Falcinelli, il cui sinistro non è irresistibile ma angolatissimo. 4-0 e applausi scroscianti per il Grifo. Per oggi basta così.